precisato da fatto che si tenga. Ci raccomando, grazie alle sponsor, per lui e essere presente. Bravo. Grazie a tutti. Maiorano. Vice capitano. Fondamentalmente ha fatto qualche calata, ma è uno di quelli un po' più esperti, non è un ragazzo. Allora, squadra in campo, però dalla panchina del Nardò non vediamo Taurino, ma vediamo il vice Vergara, quindi Taurino dovrebbe aver pagato la contestazione, la protesta di fine primo tempo. Comunque, partiti in questo momento, nessuna sostituzione, 0-0, Taurino dalla panchina squalificato, occhio ora per il Cerignola che però va in fuorigioco con l'Usada. Quindi la protesta di Taurino è valsa un'espulsione, quindi l'allenatore del Nardò seguirà, infatti eccolo qui in tribuna, verrà a seguire il match dalla tribuna. Eccolo qua, Roberto Taurino. In campo invece abbiamo Vergara, il vice. Quindi frutto del nervosismo di fine primo tempo. Squadre comunque sempre sullo 0-0, Cassano allontana, Prinari non aggancia, Caporale spazza di destro. Pallone ancora ad Allegrini, indietro per Abbagnale, su di lui va Godirin. Alla Maiorano, Herrera fermato, Prinari, Caporale, dribbling, poi palla al Cavaliere, Prinari. E qui però non scatta il cartellino giallo. Qui non scatta il cartellino giallo e ci dispiace dirlo perché qui ci stava tutto, anche per Carannante, e invece niente, va bene, andiamo avanti. Calcio di punizione per il Nardò, distanza circa 35 metri, potrebbe provare la botta Caporale. Caprinari, tiro di Caporale, fuori, palla finisce nettamente alta. Batte a Bagnale, secondo minuto del secondo tempo. Salta di testa Scipioni, poi Marinaro, Cassano, Agodirin, fallo,
Carannante. Punizione per il Nardò. Sul pallone Bertacchi. Poggio per Scipioni. Nardò prova a tenere palla. Caporale in avanti. Ancora un errore. Marinaro per Longo. Su di lui Cassano. Pallone controllato per Lusada. Chiude Mangione. Non c'è fallo. Mangione rinvia. Maiorano a Godin. Cavaliere apre sulla sinistra. Sale Verzienti. Verzienti avanza. Verzienti punta l'avversario. Passa dietro a Bertacchi. Apre tutto per Mangione. Prossimo in area. E c'è Bagnale e anticipa Godirin. Poi ancora dalla sinistra è Longo. Su di lui Caporale. Avanza il Cerignola. Caporale al controllo. Arriva il cross. Scipioni spiora di testa. Mangione su Lusada. Palla fuori. La rimessa è del Cerignola. Applausi non si sa per chi, per uno striscione esposto dal Nardò, dai tifosi del Nardò. Di Cillo, di lui Mangione, ancora Di Cillo, arriva il cross, però è sbagliato, palla fuori con i piedi, Mirarco. Quinto del secondo tempo, 0-0. Batte Mirarco, palla lunga. Marinaro sfiora di testa. Carannante, anzi Maiorano. Caporale a Godirin. A Godirin. C'è fallo. Attenzione, batte Bertacchi. Apre Mangione. Capristo. Mangione in testa. Ancora Nardò in avanti. Mangione va sul fondo. Cerca il cross, trova Capristo. Capristo in area. Capristo, pallone deviato. C'è Bertacchi. Bertacchi apre. Dall'altra parte c'è Verzienti, controlla, palla a terra, palla in area, Cavaliere, Cavaliere, mischia! A Bagnale. E anche stavolta Cavaliere davanti alla porta, non ha trovato la gamba. Occhio, Lusada, Scipioni, alza il campanile, ancora Scipioni, Mangione, Nardò vicino al gol, Mangione, Mangione, Mangione. E finalmente un giallo stavolta per Carannante. Nardò vicino al gol con Cavaliere. Giallo per Carannante. Bertacchi lascia a Scipioni, battuto Cassano. Scipioni in avanti per Agodirin, controllo Agodirin, appoggio Capristo, palla fuori, Capristo spreca. Nardò ancora che deve stare attento alla ripartenza di Di Cillo, va a chiudere Verzienti, poi c'è Lusada, Mani, lascia correre l'arbitro, Lusada in area, Lusada, rimpallo. E insomma Quizzo, l'arbitro ha lasciato correre un netto Mani di Lusada che poteva essere decisivo, pallone poi contrastato in calcio d'angolo.
però insomma sono situazioni che sarebbe bene sanzionare, perché poi si creano questi pericoli, situazioni viziate. Occhio palla in area, Bertacchi spazza, poi svirgola Russo, Persienti potrebbe ripartire, butta palla in avanti ed è giallo anche per Di Cillo, è andato, si è disinteressato completamente del pallone, è andato su Persienti e fioccano i cartellini anche per il Cerignola, nulla da dire. Dicillo ammonito. Secondo noi il viso si chiama Vergara, eh? No, che sta andando solo, è saltato dentro. Scipioni indietro per Cassano. Lungo a cercare Mangione, Dicillo di testa. Capristo, fallo su Carannante. Solo richiamo verbale per il giocatore del Nardò. Di Bari apre tutto per Russo. Non ce la fa, palla fuori. Batte Versenti. Bertacchi, Rinari, Bertacchi apre dall'altra parte, Mangione, controllo di Mangione, palla in area, Cavaliere di testa, Cavaliere, poi Allegrini, fallo laterale, Nardò in avanti, forse c'è un cambio, vediamo. L'arbitro dice che bisogna sistemarsi le maniche, cioè queste sciocchezze qui che... incredibile, cioè, si ferma il gioco per una, perché si deve tagliare la sottomaglia il giocatore, è incredibile veramente come gli arbitri si creino dei problemi, creino problemi ai giocatori. Cioè qui vediamo che in panchina Scipioni si deve tagliare le maniche della sottomaglia perché usciva 2 centimetri sotto la maglia granata. Comunque Agodirin fermato da Di Bari. Scipioni rientra dopo l'infortunio tecnico assurdo veramente. Bertacchi vede Agodirin, ma c'è sempre Di Bari. Agodirin tocca comunque Torre per Cavaliere, che non se l'aspettava. Arriva Mangione, passa su Carannante, Bertacchi, Cavaliere. Qui ogni contrasto è veramente da seguire. Allegrini poi alza il pallone, Maiorano di testa, Scipioni, poi Marinaro, ancora Scipioni, controllo, Cassano dietro per Mirarco, apre per Versienti di testa su Cavaliere, salta tutto Russo, recupero di Versienti, spazza Caporale, poi Di Bari controllo, palla dietro, era Bagnale, ma le squadre che giocano su ogni pallone, lottano su ogni pallone. Carannante, Marinaro, ancora Cerignola, Marinaro apre sulla destra, Russo lungo a cercare Longo di testa, tocca per la corrente usata su di lui, Caporale respinge Mirarco, poi c'è ancora palla in area e riesce ad allontanare Scipioni. Primo tiro del secondo tempo del Cerignola. Mirarco è bravo a respingere, ma pericolo per la porta del Nardò portato dal Cerignola con l'usata. Ora Cerignola che prova a premere e ad accelerare, alzare i ritmi,
Versienti riesce a controllare, tiene palla Bertacchi, occhio, palla sporca per Caporale e quindi subito rinvio in avanti senza pensarci troppo. Va al recupero Allegrini, anche lui rinvio, poi uno spintone, palla a terra. Però ci poteva stare anche un fallo prima su Prinari. Arbitro, a volte sembra che gli sfuggano i passaggi importanti della partita, alcuni falli, alcuni scontri, non ci sembra un arbitraggio molto sveglio. Ora Cerignola, fraseggio veloce, continua Allegrini, cambio Marinaro, di testa Bertacchi intercetta, poi Versenti, lì in mezzo ancora Prinari che si sta vedendo veramente poco. Cavaliere, 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 4 su di lui, tutto regolare. Bernardò in difficoltà, Cerignola che spinge la destra, Lusada, cross tagliato in area, palla che attraversa lo specchio, finisce fuori. Bernardò deve fare qualcosa lì in mezzo, dove il Cerignola sta conquistando più palloni e sta cercando di farsi più pericoloso. Mangione, Mangione, avanza Mangione, fallo, ma anche qui Herrera ci è sembrato andare prima sul pallone, ma l'arbitro comunque sembra fischiare i falli agli interventi da dietro, indipendentemente o palla o piede. Caporale a Godirin, di tacco Cavaliere, Di Bari su di lui, poi rimpallo in mezzo al campo, Capristo, Capristo per Mangione, quindi Bertacchi avrebbe spazio, Prinari che sbaglia, sbaglia Lusada, Lusada su di lui, Caporale, ancora Lusada, uno contro uno veloce, Caporale guadagna il pallone, ottimo il tocco per Versenti, quindi Bertacchi e Nardò può risalire, pallone lì in mezzo per Mangione, Mangione a spazio, Mangione, Mangione avanza, Capristo, Capristo, sempre piacevole vedere Nardò in manovra, Scipioni, Capristo subito per Cavaliere, attacco, non passa il pallone, Di Bari, Longo, Longo su di lui, Cassano, c'è il fallo, punizione per il Cerignola, ma una gran bella partita. Siamo al 15° del secondo tempo, pallone lungo, Longo, attenzione, Longo si libera, Longo, Cassano si protesta per un mani non visto, non esiste per l'assistente, non esiste per l'arbitro, tantomeno da queste parti, quindi Mangione per Capristo, ma il Cerignola è in questa fase del match più sveglio, più combattivo. Ora sulla sinistra Di Cillo, cross in area per Mirarco, Mirarco per Bertacchi, subito in avanti per cercare Agodirin, ma c'è Di Bari su di lui, Cavaliere, Cavaliere, tutto regolare, Cavaliere, poi Agodirin. Rigore, 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 fallo su Agodirin, rigore. Agodirin ha rubato palla e poi è stato steso. Rigore per il Nardò. Bertacchi sta battendo il pallone, Bertacchi. Ma perché la zona si sente favorevole? Mamma
domanda, calcio di rigore per un fallo su Agodirin di Allegrini. Attenzione insistita del Nardò. Bertacchi. Nardò è vantaggio. Nardò 1, Cerignola 0, rete di Giorgio Bertacchi su calcio di rigore al 18° del secondo tempo. E ora il 19° della ripresa e il vantaggio del Nardò, il gol con il numero 4, Giorgio Bertacchi. Primo gol in maglia granata di Giorgio Bertacchi in 2 anni e lo segna qui su calcio di rigore contro il Cerignola, ma partita ancora tutta da giocare. Dai, dai, dai. E ci rispondono. Allora cambio cavaliere, esce Gaetano Palmisano, entra, si riparte, ma Marinaro, testa caporale, poi Lusada, di lui subito Gaetano Palmisano, Lusada, reazione del Cerignola, palla in aria, Mirarco, para, rinvio, alla Godirin, di testa, di pari, Maiorano, scusate, Marinaro, questo è Maiorano, arriva Capristo, grintoso come non l'abbiamo mai visto, e mette fuori. Falta Scipioni, di testa, e fallo. La palla, coglione! La palla, picchiamo! Sicuramente il rigore è stata un'ingenuità della difesa del Cerignola. Palla che sembrava andare fuori, a Codirin l'ha recuperata e poi Allegrini l'ha buttato giù. Batte Marinaro. Palla in area. Salta Cassano. Poi ancora in avanti Cerignola. Il numero 8, nuovo, il mostro, oro, sì, entrato, sostituzione, sì, Moro, chi è, chi è? Quello del slancio del suo, come si chiama? Davide. Ah, Moro, quindi per il Cerignolo è entrato Moro, è uscito, pallone dietro, sì. Allora in avanti, un attimo, dovremo vedere le sostituzioni del Cerignola. Comunque adesso Longo, fallo di mano di Scipioni, netto, calcio di punizione. Allora è uscito nel Cerignola chi? Lusada c'è, Longo pure, Marinaro c'è? Sì, batte la punizione. Marinaro, Carannante è uscito. No, Carannante c'è, 31, Maiorano, quindi Maiorano è entrato Moro, vediamo un attimo, comunque in area, grande mischia, va
batte Marinaro. Palla che si piove, Caporale. Poi Moro. Controcross dall'altra parte, Scipioni salva e poi Agodirin controlla. Da presto, fallo laterale, il giocatore a terra. Vediamo di rimettere ordine tra i giocatori presenti in campo e chi no. Ci sono giocatori del Cerignola in campo, un attimo vediamo di dare uno sguardo. Abbiamo Donnarumma in campo al posto di Di Cillo, che non ci sembra non vederlo, vediamo un attimo. C'è Donnarumma con numero 98, c'è Moro, allenatore Grimaldi richiama un po' i suoi. Quindi, se abbiamo visto bene, dentro Donnarumma al posto di Di Cillo e Moro in mezzo al campo al posto di Maiorano. Questi cambi del Cerignola. Nel Nardò invece Gaetano Palmisano per Davide Cavaliere. Quindi questi i cambi. Palla laterale, batte Mangione, sfiora Godirin, poi ancora Marinaro, spazza Palmisano, Di Bari, Bertacchi. Ormai è un ping pong, batti e ribatti, continuo, sembra calcio tennis. Adano Palmisano, lotta anche lui, ragazzino tarantino, battuto Moro. La destra per Russo, arriva il cross contrastato da Brinari, di tacco per Versienti, tutto sulla linea, poi Versienti sbaglia, l'usata, scambio, Versienti, Agodirin, Gaetano, Palmisano, non vuole sbagliare, Caporale, Scipioni, palla lunga, cerca Godirin, lo trova, appoggio ancora per Gaetano, si rialza, dà palla a Bertacchi, quindi Brinari, avanza Tiziano, dribbling, tiro, ribattuto, palla ancora al Nardò, Versienti, lotta Versienti su di lui, fallo di Herrera, netto. Punizione per il Nardò, 25esimo del secondo tempo. Nardò 1, Cerignola 0. Scipioni, deviazione, Palmisano, tutto regolare, palla lì, si lotta, Capristo non ci arriva, ci arriva Allegrini, ormai è tutta una lotta su ogni zolla, quindi Brinari, Versienti, doppio passo, Versienti si accentra, vuole fare la giocata personale, insiste, arriva il cross, palla in area, Godirin, fuori. Altro cambio Cerignola. Allora, altro cambio, lo Jodic Marinaro. 3 cambi per il Cerignola. Rimessa dal fondo di Abagnale. Battuto, palla lunghissima per tutti. Lascia fuori Mangione. Taurino dalla tribuna. Guardate un attimo la tattica.
chiama tutti, forse dalla tribuna è pure meglio per Taurino. Può spaziare dove vuole. Batte il pallone da Renardo Godirin, palla intercettata da Donnarumma, non ci arriva Bertacchi. Rinari, attenzione, numero 14, Herrera. Lascia correre l'arbitro, Moro, l'usata. C'è di lui Caporale, palla dietro, Moro, arriva subito il cross, ma c'è Mirarco con i pugni, ma ancora Donnarumma, può andare al tiro, supera un avversario. Qui però c'è un calcio di punizione. Veramente dubbio. Comunque, occasione per il Cerignolo. Qui c'è l'occasione per il Cerignolo. Compensare, no? Punizione inesistente, comunque, vabbè, non vogliamo contrariare nessuno. Punizione per il Cerignolo. Batte lo Iodice. Ventinovesimo del secondo tempo. Lo Iodice. Vieni avanti, vieni. Super barriera. Battuto, palla, palo. Palo. Palo del Cerignolo. Ancora Cerignolo. Moro. Bertacchi. Versinti. Arrivano ormai i giocatori un corpo a corpo continuo. Uccaggia! Buttala fuori! All'Arnardò! Rinari! A Godirin! Bertacchi! All'avanti! A Bagnale! Anche a Bagnale butta via il pallone! Rinari! A Godirin! Si gioca ormai in modo approssimativo! Alla lunga, Caporale, quindi palo del Cerignola su punizione di Lo Iodice. Fa portiere battuto, Bertacchi, Rinari supera l'avversario, ne supera un secondo, Rinari, non passa Rinari. Poi c'è il fallo, l'arbitro lascia correre, partita vibrante. Versinti va sull'uomo, torna Rinari, commette fallo, non c'è giallo, ma c'è il fallo. Di Bari. L'usata. Ci dovrebbe essere il cambio. Ancora in avanti il Cerignola. Palloni buttati in area. La palla di testa sfiorata da Herrera. Finisce fuori. Pronto gigante per il cambio. Dovrebbe prendere il posto di Bertacchi. Vediamo. Taurino dà ordini a Alessio Antico. Vediamo chi deve uscire. C'è qualcuno con i crampi, dice Vergara, il vice. Crampi per Rinari. Michele! Michele! Allora Bertacchi ha testato un ammonito. Quale? Di Bari? Il numero 1 del campo. Era Nante, no, era il Zamponino. Di Bari, allora sostituzione per il Nardò. Bertacchi esce, lascia il posto a Gigante, ammonito Di Bari per proteste. Nel Cerignola Caporale spazza, cerca Godirin, su di lui Di Bari, quindi Lo Iodice ha preso il palo. Allegrini, Russo, palla lunga, palla che filtra, esce Mirarco. Chiudi la porta! 32esimo, Scipioni, lancio. Non ci arriva Gaetano Palmisano. Carrannante con le mani, però l'arbitro non si avvede, palla fuori. Carrannante è ammonito. Donnarumma. Pallo. Lascia correre l'arbitro, ci sembra stia un po' trascurando molti scontri in mezzo al campo.
gigante, gigante. Poi Verzienti, Prinari, Caporale spazza, Caporale ancora, Prinari, Prinari, Maglia, Allegrini, Moro, Caporale, spazza, Agodirin, Caporale, Moro, Herrera, Cassano, è una lotta continua su ogni pallone. Agodirin, la partita non si ferma mai. Allegrini, Di Bari, lo Iodice, avanza su di lui Capristo, fallaccio, punizione per il Cerignola, giallo per Capristo, 3 per parte. Giocatore un po' sulle gambe. Altro cambio pronto per il Cerignola. Sta per entrare il numero 7. Morra. Cerignola sostituisce il numero 14 Herrera con il numero 7 Morra. Morra per Herrera. Nardò esordisce Rosato, difensore. Ormai si prepara il bunker finale. Rosato. Lo Iodice cerca fortuna, non trovata sulla punizione precedente. Esce Prinari. Ancora Di Bari, ancora ammonisci Di Bari, esce Prinari. Entra Rosato. Palla tagliata, palla in area di testa, Scipioni, Moro, tutto il Nardò dietro, lo Iodice, Verzienti di testa, ma c'è ancora Moro, 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 lascia la palla, Moro, cross, lascia la palla, pallo laterale. Nardò ormai ha messo in campo i giocatori di battaglia come Gigante e Rosato. Ha tolto Prinari e Bertacchi, ma ora ancora Cerignola, gran tiro di lo Iodice, fuori, fuori alla sinistra di Mirarco, 36esimo, Nardò 1, Cerignola 0. Mai Taurino l'ha messa sul piano della lotta, via Bertacchi, fuori Bertacchi e Prinari, dentro Rosato e Gigante per guadagnare centimetri nel gioco aereo. Lungo, attenzione, l'usata, ma il Cerignola non si arrende. Mirarco. Non è il quarto, state. Mirarco. Squadre stanche, soprattutto il Nardò. Scipioni, Gaetano, subito per Agodirin di testa, pallo laterale, Nardò avanza. Si alza anche il presidente Panuli, sente la tensione anche lui, errore di Gigante. Palla fuori. Di testa è Morra, poi Scipioni, Mangione. Controlla Donnarumma, poi Capristo, Agodirin. Capristo, Capristo, entra in area. Capristo, tiro, ribattuto. Attenzione, Capristo è ammonito, non deve fare fallo. Mamma mia, guarda.
ammonito, ammonito. Non la fare sta fortuna, ammonito. Capristo, Capristo rischia la doppia ammonizione. Lusada, sempre caporale in uscita. Caporale, 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 caporale avanza. Fermato, insiste, Verzienti. Perde palla Gaetano Palmisano, Nardò che deve stare attento a queste palle perse. Cerignola che insiste, lo Iodice, giocatore simile, pensare giocatori simili stanno in panchina come lo Iodice e Morra, giocatori che sarebbero titolari dappertutto. Calcio d'angolo per il Cerignola. Cerignola ancora in attacco, 39esimo. Dalla bandierina, sempre lo Iodice. Palla dietro, Russo in area, cross di testa, caporale, raccoglie Lusada, non passa Lusada, ma esce Capristo, porta palla avanti Capristo, e va bene così, e va bene così. Guarda lì, e quando capisce? Versenti su Carannante, Agodirin, Capristo, gigante che dorme. Cassano, fallo di gigante, ammonito gigante, ormai squadre stanche e questi errori possono costare una partita da una parte e dall'altra. Era ormai in apnea Capristo, quindi gigante si è fatto trovare in controtempo. Punizione per il Cerignola con lo Iodice. C'è un altro cambio per il Nardò, Bolognese, e dovrebbe uscire proprio Capristo. Esce, buona la partita di Capristo al suo rientro. Il giocatore si era smarrito e ora ci sembra essere rientrato con le buone intenzioni. Punizione comunque per il Cerignola. Capristo lascia a Bolognese. Pallone lo Iodice. Liro parla sulla barriera, Lusada, palla in area, Donnarumma, lo tiene. Lusada ormai gioca su tutto il fronte offensivo, arriva il cross dall'altra parte, salta, incredibile, Morra e Longo avevano la palla da mettere in rete e la palla è andata alta sopra la traversa. Occasionissima per il Cerignola, ma sotto porta, pallone alto, ci è sembrato di Longo. Comunque niente gol del Cerignola. A Godirin per Gaetano Palmisano, c'è un fallo di chi? Di Agodirin forse. Punizione per il Cerignola, 42. Batte Moro. Alla lunga, in area, saltano in due, poi è Cassano, campanile, il più piccolo a prendere palla è Gaetano Palmisano, ma ancora Cerignola, Lusada, palla in area, colpo di testa del Panzer, Morra e palla fuori, rimane a terra Cassano, su cui è arrivato un armadio. Palla sul fondo, minuto preciso,
43 in questo momento. Mirarco, salta Godini, poi Gigante, piede grezzo di Gigante, eccolo qua, l'usata, Moro, palla ancora scodellata in avanti, di testa Scipioni, ma c'è Carannante, su di lui Bolognese, insiste lo Iodice, pallone che sfiora in aria, Mirarco. Cinque di recupero ci saranno, ma ancora non sono scaduti i 90. Caporale, lungo, cerca Godiri, esce a Bagnale con i piedi, con le mani. Bolognese, Mangione, palla Caetano Palmisano, palla in area. Arriva Versienti, Cincischia, poi cerca fare di tutto lui, poi ancora Nardò in avanti, Gaetano Palmisano, cross, palla Godiri in area, Godiri si libera, e rete! E ribatti, si risolve con il gol di Agodirin, 2-0 per il Nardò. 5 di recupero. Del Nardò, siamo nel recupero, Agodirin, oh, sopra il gol 150 cristiani, 500, oh, va di più, no, attenzione, Pazza, ancora una volta Rosato, Mangione, pallone Caetano Palmisano, che ne palla? Pallo laterale per il Cerignola. Partita ancora che riserva questo extra time, di testa Longo, palla Scipioni, spazza, poi controlla Versienti, pallone indietro a Bagnale, alza il pallone a centrocampo, Gigante di testa, sbaglia. Pallo di Bolognese. Lusada, cross in area, di testa, Rosato, Carannante, indietro, Moro, ancora lo Iodice, perde palla, Versienti, pallo. Che partita Leandro Versienti, fatecelo dire, che partita Leandro Versienti. Anche il vicepresidente fiorentino esulta, Cassano,
Scipioni, occhio, palla che finisce in area, para Mirarco. Ammazza grandi, siamo l'ammazza grandi. Mangione in avanti, palla ancora da Bagnale. Quanto manca? 2 minuti, 2 alla fine. Salta di testa Cassano, spazza gigante, poi di testa Carannante, poi Palmisano. Palmisano butta il pallone, Donnarumma, Carannante su di lui, Bolognese, ancora Carannante, avanza, intervento di Palmisano, insiste, Lusada sulla destra, ultimo a fondo e palla fuori, buttata fuori. Non si può tifare. Con il microfono. Allora, ultimi spiccioli di gioco. Matte Mirarco, palla in avanti, Carannante, ancora un altro minuto extra time aggiunto, Moro, Rosato, scambio, ancora Nardò, ora in avanti il Cerignola, Longo, il pallone in aria, parte il tiro e gol! Ha segnato lo Iodice, Cerignola accorcia le distanze praticamente nel recupero del recupero. Gran gol di lo Iodice. 2-1, partita che continua a riservare emozioni. 2-1 e ancora c'è da giocare almeno un minuto. 7 minuti sono 5! Ancora uno e si gioca, occhio, Cassano, Cassano butta il pallone in avanti, pallone che rimane lì a Bagnale, fallo laterale, non è finito. Allora, 2-1 per la Nardò, ma ancora si gioca, spiccioli dell'extra time, è stato lo Iodice, finisce qui, 2-1. Nardò ha battuto il Cerignola con reti. Tutti allo stadio. Una domenica tutti qui allo stadio, a fare il tifo sempre, così numerosi rimaniamo. E finisce qui il match. Nardò ha vinto meritatamente questa partita contro una grande Cerignola, bisogna dire, ma Nardò che non ha avuto timori di sorta e ha colpito prima sul rigore con Bertacchi e poi nel finale con Ago Dirin. A nulla è potuto servire il gol di lo Iodice, che ci è sembrato veramente bravo questo giocatore. Aveva colpito il palo sul calcio di punizione, è stato protagonista di tutte le giocate della seconda parte del secondo tempo. Forse meritava una chance in più questo giocatore, che poteva essere decisivo per la squadra
del Cerignola, forse è stato inserito troppo tardi. Ma grande Nardò! È un orgoglio di Nardò che ha vinto! E per la casacca di Nardò che è lontane! Forza! Bella serata di sport qui a Nardò. Nardò e Cerignola. I ragazzi del Cerignola sono andati un po' a salutare un po' mestamente i tifosi cerignolani accorsi fin qua. Purtroppo per i nostri amici cerignolani c'è una sconfitta, e questo lo sport, questo è il calcio. È stato sfortunato il Cerignola con il palo di Lusa, di Ojodice, ma onore al Nardò che ha saputo capitalizzare le occasioni. Saluti finali tra le due tifoserie. Noi ci auguriamo di vedere sempre questo clima negli stadi e non ci resta che salutare chi ci ha seguito pazientemente su nardogranata.com con i nostri mezzi semplici ma crediamo efficaci nel trasmettervi le emozioni di un bellissimo evento sportivo. Da Nardò è tutto, ci sentiamo comunque per le interviste in diretta del post partita per circa un quarto d'ora, sempre su nardogranata.com. Alex vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime match del Nardò. Arrivederci, a risentirci.